Abbiamo l'onore di intervistare il centenario di Battipaglia, Giulio Ruggiero. Come si fa ad arrivare a quest'età in così ottima forma? Non lo so, è stato lo Palatino, Gesù, che ci ha dato la vita. Voi che cosa mangiate di solito? Adesso mangio più poco, ma mangio tutte cose. La sera non mangio, ma mangio solo un poco di frutta la sera, lo giorno mangio un piatto, un secondo, in tutti i modi. Voi siete di Battipaglia, Battipagliese Doc? No, io sono di Cicerale Cilento. Quindi siete un cilentano? Ma stavo a Battipaglia però, ma adesso sono dal 59 che stavo a Battipaglia. Quanti figli e quanti pronipoti avete? Sono tanti, quanti figli avete? Quanti figli avete? Uno figlio. Quanti figli avete? Uno. Un figlio. Quanti nipoti avete? Questi nipoti mi ci vengono che io sono un fratello. Voi siete il fratello. Il figlio quanti figli ha? Ho sfuggito pure a me. Il figlio è qua, non lo so. Vabbè, parlate dei nipoti, il figlio quanti figli ha? Un figlio c'ha due figli. Due figli. Quindi avete due nipotini. Come si chiamano? Uno Giulio è nata Rossella. Quindi c'è un Giulio in famiglia, un altro Giulio, giovane. Giulio in famiglia. Che cosa volete dire a questi giovani di Battipaglia? Ringrazio tanto che si sono avvicinati per fare una bellissima festa. Ci sarà anche la sindaca che vi farà gli auguri, siete contento? Oh, ma contentissimo, Cruce, contentissimo. Siamo in compagnia di Giulio Ruggiero, però questa volta non è il centenario ma è Junior. Sì, sono il nipote e niente, è un'emozione grandissima perché non so quanti di noi almeno riusciranno a fare e ad arrivare alla sua età. Siamo più di 25 anni che abbiamo insieme, siamo insieme. Lui mi accudisce come un figlio, io lo accudisco come un padre e alla fine siamo riusciti ad arrivare a questa meta che è tanto ambita da tutti. Quindi vi ha trasmesso anche le regole di come nutrirsi e di come vivere in maniera longeva? Diciamo di no, questo no. No, lui è stato molto attento alla sua vita, nel senso che non ha mai sbagliato nell'alimentazione, in tutto. Lui è un militare. La mattina si sveglia a quell'orario, mangia riposino, pranza riposino e poi non eccede mai nell'alimentazione. Bicchiere di vino sempre, ma alimentazione sbagliata, scorretta, non ne fa mai. Nonno Giulio, cosa faceva nella sua carriera prima di essere pensionato? Era un contadino, un agricoltore, quindi un coltivatore diretto. È stato fino agli anni 60 nel suo paese nativo a Cicerale e poi inizia anni 60 e come tutti i cilentani iniziarono a scendere qui nella piana per cercare qualche lavoro più fruttuoso e ha continuato anche qui a fare lavori di agricoltura e di muratura fino a quando poi ai 60 anni è andato in pensione e ha continuato la vita che sta facendo adesso, una vita regolare, una vita tranquilla, senza stress, senza nessun problema. Signora Augusto, e lei è il figlio del centenario, un'emozione unica. Giulio, papà Giulio che oggi compie 100 anni. Un'emozione davvero particolare. Sì. Anche perché essendo l'unico figlio siamo stati sempre insieme, perciò la vita via, i 67 anni via l'ho vissuto con lui.
Voi adesso siete nonno, anche voi avete due figli? Ho 5 nipoti, sì. Perciò papà ha 5 pronipoti. Allora, questi qua sono tutti i vostri nipoti, giusto? Nipoti e pronipoti di papà. E i suoi pronipoti. Gli agiti là. Ecco qua. Che cosa augurate a vostro padre? Beh, di vivere bene il più possibile. Ormai a 100 anni credo che ogni giorno è più bello degli anni passati. Signor Romano, lei è un Ruggiero Doc, anche lei penultimo di 8 fratelli, c'erano anche 2 donne, giusto? Sì. Quindi una famiglia numerosa. Era una famiglia di 10, poi anche qualcuno è morto piccolino, non lo so, non mi ricordo. Voi quanti anni avete? Io c'ho quasi 84, a gennaio. Sembra un giovanotto, però rispetto a vostro fratello che oggi ha festeggiato 100 anni, quindi anche voi avete questa longevità in famiglia. È difficile che ci arriviamo a questa età, fosse buono, però già da adesso voi più pesante, ogni anno si sente molta differenza. Voi quanti figli avete? Io ce n'ho 2. 2 figli, quindi anche voi siete nonno, giusto? Sì. Che consiglio date a questi giovani per arrivare a questa età così importante? Il consiglio non glielo posso dare perché oggi è cambiato tutto. Mangiare, il lavoro, perché noi siamo stati strapazzati da che siamo nati. Che lavoro avete fatto? Ma da che siamo nati? Un lavoro della terra. Allora si faceva tutto. Si tenevano gli animali, noi eravamo una famiglia numerosa, tenevamo tutte le specie di animali. Ognuno era detto a fare una cosa. Da 6 anni ognuno doveva guadagnarsi il mangiare. No, proprio però doveva fare qualcosa. Non andava facendo, nessuno andava così giocando come è adesso. Alla scuola abbiamo fatto le scuole private a 15-16 anni, fin quando che già lavoravamo e la sera andavamo a scuola. E cosa augurate a vostro fratello? Ma, gli auguro ancora molti anni, non possiamo dire quanti, però oddio, lui sta benissimo ancora, cammina con la mazza, si fa la barba, si fa anche il latte la mattina, come mi hanno raccontato il nipote, il figlio. No, lui sta alquanto bene. Poi oddio, quando è arrivato a questo numero già è qualcosa di importante. Assessore Giuseppe Provenza, un traguardo importante per il centenario Giulio Ruggiero, ma anche per l'intera città di Battipaglia. Sì, sicuramente un evento stupendo, piacevole. Conosco la famiglia di nonno Giulio, mi sento di chiamarlo nonno Giulio, conosco la famiglia da tanti anni, in particolare il nipote. Faccio gli auguri a nonno Giulio per questi suoi primi 100 anni ed è un immenso piacere anche per la città di Battipaglia. In questo periodo si parla sempre di problemi, insomma, legati all'ambiente, malattie, patologie, e quindi questi eventi, insomma, portano un attimino di serenità e di tranquillità e ci distraggono dalle problematiche molto più importanti.